Tutti dal papi, allora noi siamo ritornati in zona perché stiamo cercando sempre la maremmana e qui dove abbiamo tolto ieri il cucciolotto, quello morto che stava dall'altra parte, ci siamo spostati un pochettino perché stavamo cercando di perlustrare tutto quanto. Io un bel pezzo di strada me lo so fatto, guardate la macchina dove sta, se si riesce ancora a vedere, e la maremmana invece se ne va perché io mi sono provato ad avvicinare un pochettino ma non si avvicina, io la vedo, sta laggiù, voi forse non riuscite a vederla, però io riesco a vederla. Se gira, mi guarda, ma non come mi vede che mi avvicino, se ne va. Il mio intento sarebbe quello di andare a vedere pure se ci sono i cuccioli, cosa principale. Però non so fino a quanto gli possa andare dietro, perché qui è veramente tutto un macello. E poi, sinceramente, c'ho pure un po' paura degli altri cani che c'aveva quest'altro qui fuori, che ce n'aveva un bel po' fuori, di cui c'era anche un bel maremmano grosso. Grosso, e sicuramente tra questa e quell'altra fanno i numeri. Dice ci sono 10 maremmani in giro, però col cazzo che li segnalano. Vabbè, lasciamo stare. Un altro fiumiciattolo. Lei sta lì e se ne va, però. Dovremmo provare a raggiungerla in altra maniera. Amore, vieni. Niente, devo provare. Io c'ho tutto, l'aceto, la carne, c'ho di tutto, ma non si avvicina, è lontanissima. Sarà da me almeno 500-600 metri, però si va a mettere in mezzo alle frasche. E io quello sinceramente volevo andare un po' a vedere lì in mezzo. Ragazzi miei, qui a parte le margherite che sono l'unica cosa bella, ci si affonna, che è una bellezza, guarda che roba. Oh, aiuto, io sono pure instabile, girate mio. Mamma mia, quanto mi ha fatto camminare sta pazza, se si fa avvicinare mi sto avvicinando sempre di più, eh. Non so se si riesce a vedere. Vieni. Mo lo sai che faccio? Mo gli lascio da magnà qui e me ne vado. E voglio vedere. Ah, qui c'è star fiumiciatto, lo vedi un'altra volta. Qui c'è star fiumiciatto e per girare bisogna andare fino dall'altra parte. E lei sicuramente perché c'ha tutte queste sisotte. Ma lì c'è un altro maremmano, eh? Sì. Ragazzi, ce n'è un altro di maremmano di là. Quindi non sono uno, ma sono due. Adesso l'ho visto. Infatti lei sicuramente si va ad avvicinare quegli altri. Là ce n'è un altro di maremmano, sì. Sì, lì ce n'è un altro. Quindi sono due, maschio e femmina, sicuramente, che stanno qui in questa zona. Quello ha detto che ce n'erano 10, però. Cioè, raga, io non posso camminare, guardate, guarda come roba, guarda che roba, c'aveva ragione Lucia. Sono pure stivali mi suocero questi, mannaggia la pupazza. Comunque lì c'è un altro di maremmano, voglio andare a vedere se è vero come penso io, però mi pare di averlo visto. Ho visto qualcosa che si muoveva, o sono le allucinazioni della strada fatta. Oh, ecco, vedi, qui questo è il pezzo dove lei diceva che era proprio irraggiungibile. La maremmana sta lì e lì ce ne dovrebbe essere un altro. Devo andare a vedere meglio. Da quella parte di là non ci si passa, bisogna fare per passaggetto quest'altro. E una bella camminata. Io dico a tutti quelli che devono fare questa missione tra sabato e domenica che vogliono venirla a fermare la maremmana, che se portassero gli stivali belli arti, perché si affonda davvero tanto e cercheremo di andare soprattutto a vedere se c'è un altro maremmano, perché a me mi pare di averne visto un altro. Vabbè, vedremo un pochettino. Io sono passato di là e non si passava perché c'era il canale, ma qui c'è un altro canaletto, quindi siamo davvero pieni di canaletti. Cioè, aveva proprio ragione che era difficilissimo da poter raggiungere, perché io per andare a vedere dovrei saltare il canaletto, che non è cosa assolutamente, quindi mi tocca rifare tutto quanto il giro, devo arrivare fino laggiù, far giro e passare da qua. Vedremo un po' se gliela famo stamattina. Voglio provare, questo è il mio ultimo tentativo. Lei si è spostata dalla zona che avevamo segnalato prima, quindi quella tutta circondata, perché secondo me si va a riparare proprio lì dentro, sapendo che è un punto inaccessibile. Io mi guardo pure intorno perché veramente ho paura che arrivano i cani da tutte le parti, eh? Perché lì ne ho visti tantissimi dei cani dal vicino Fritz. Tiè, io glielo poggio qua. Se vuoi, te lo vieni a magnà, amore mio. Ecco, gliel'ho lasciata lì la ciotola, così almeno. Vediamo se oggi riesce a mangiare. Voglio vedere proprio da lontano se allontanandomi riesce ad avvicinarsi. Sta lì in mezzo alle margherite. Quelle margherite che vedete lì in mezzo c'è anche la maremmana. Quindi l'abbiamo trovata, ma per avvicinarla diventa davvero un po' complicata. Chiunque avesse intenzione di portare a termine questa missione, quindi di venire qui, si deve portare stivali lunghi,
perché la terra va giù almeno dei 20-30 centimetri, non deve chiedere niente al vicinato perché stanno incazzati come le bisce, visto proprio il minimo cervello che posseggono, e non lo so, questo è quello che siamo riusciti a fare. Pensavate fosse finito così il video, invece no, ci abbiamo ripensato perché abbiamo fatto un pezzo di strada, a parte che guarda che roba, qui è veramente un macello, raga, per passare. E dobbiamo cercare di arrivare, guarda se non rimango infangato, speriamo ci siano sabbie mobili qui, perché devo andare a vedere assolutamente se quello lì che avevo visto già prima è un maremmano. Ecco, dovrebbe essere finita tutta sta merma di terra, li mortacci di Pippo. Che cazzo, ma tutta moda dovevano girare, guardi sti vali, va. Mannaggia, vabbè, però forse stavolta riusciremo a vedere se questo è un maremmano o non è un maremmano, perché ce n'è uno bianco per terra e non si muove, quindi devo andare a vedere un pochettino di preciso e un po' più vicino. Mannaggia che ammazzata stamattina, ci arriveremo prima o poi, Mannaggia stamattina che ammazzata, guarda, è veramente complicato perché qui è tutto pieno di terra e non è tutta girata, si vede, è stata arata forse, e ho dovuto fare tutto il giro un'altra volta perché ci sono i canaletti in mezzo che non ci permettono di arrivare. Io queste informazioni le do anche alle persone che avevano deciso sabato e domenica di fare questo intervento, perché non è una cosa semplice. Io so 2 ore che sto a girare qui per cercare solamente di andare a vedere quello che penso possa essere un altro maremmano, ma se è così non sta bene, o se saranno gli altri cuccioli, e forse, non lo so come stanno. Comunque devo riuscire ad arrivarci, vedo una macchia bianca lì giù, ma ti giuro che ci vuole veramente la cartina geografica della zona per passare, perché qui hanno fatto canaletti da tutte le parti e loro si mettono in questo punto proprio perché è un po' irraggiungibile, vedete, sempre lo stesso pezzetto di terra che sta lì. Raga, ho camminato davvero tanto, scusate il fiatone, ma devo arrivare, quando sto vicino poi vedo informazioni, non vi preoccupate. Informazione per gli altri volontari che vogliono fare l'intervento per fermare la maremmana, che noi ovviamente ormai abbiamo perso strada facendo, ma adesso il mio intento è quello di andare a vedere che cos'è quella macchia bianca lì giù. E vi dico che comunque, se volete passare laterale alla strada, c'è il passaggio, ma solo ed esclusivamente a piedi, ok? Non si può andare, portatevi stivali alti perché la fanga è davvero alta. Secondo me, ragazzi, quello lì per terra è un cane. Vediamo un po', cercheremo di arrivarci piano piano. C'è un altro fiumiciattolo, ma porca puttana impestata, ma tutti i fiumiciattoli sono qui stamattina, ma che, pieno, secondo me è un maremmano. Per evitare di fare avanti e indietro come ha fatto il papi, camminate lateralmente che ci sono i passaggi, vedi pure di qua, qui c'è sempre il canaletto in mezzo, ma alla fine ci sono i passaggi per poterci arrivare. Allora, non avevo visto male, quello è un maremmano, ma si muove. Io da quando sono arrivato qui, che sono un paio d'ore, non lo avevo mai visto muoversi, e anche adesso che mi sto avvicinando lui non fa, lui o lei, non so chi sia, non è certamente quella che prima stava in giro, quindi questo è un altro. L'altra sta lì giù, guarda, la vedo io in mezzo alle fratte. Qui c'è un altro canaletto, io do l'indicazione e poi ne eseguo, bisogna camminare sempre lungo la strada per poterci arrivare, e lui sta lì fermo, quello è un altro maremmano che sta lì, quindi una maremmana ce l'abbiamo lì e un'altra ce l'abbiamo lì. In questa zona non è una la maremmana, ma sono 2. Ma bisogna vedere se sono maschi e femmine, ma credo che sia sicuramente lei una femmina, quella che sta qui. Se si riesce a vedere, ecco, la vedi, si muove, se ne sta andando adesso. E lì, quella è la femmina, perché si vede proprio, c'ha le sisotte lunghe che ha allattato fino adesso, ma non credo che abbia fatto solamente un cucciolo. E adesso mi avvio verso quell'altro punto. E lì c'è anche un altro maremmano, raga. Sì, un altro maremmano, bello. Questo è ancora più grande di questo. Questo pezzo è 40-50 kg farà già. Spettacolare, vabbè. Mi devo avvicinare un altro pochettino. Comunque lui sta lì, non si muove. Poi bisogna vedere adesso il motivo per cui non si muove. Allora, i miei pensieri non erano certamente sbagliati. Lì c'è un altro maremmano. Quindi sono praticamente 2 i maremmani che ci sono nella zona, quella che ci aveva indicato Lucia Fusco. Sono 2 maremmani e sicuramente questo è il maschio perché c'ha la faccia più tonda e la femmina sta dall'altra parte giù in fondo verso l'altro canale che c'è. Questi 2 si accoppiano in continuazione, sono sempre gli stessi e sicuramente faranno le varie cucciolate. Uno piccolo era morto, io al maschio credo che sia il maschio, non mi sono avvicinato più di tanto perché vi spiego che mi aveva un po' puntato,
Quindi bisogna essere non da soli per poter fare una missione del genere, ci servono almeno un paio, due, tre persone, perché non è possibile. Io sinceramente non è un discorso di paura, però il maremmano non è certamente un cagnolino come il barboncino da poter controllare. 50-60 kg di cane mi pare abbastanza eccessiva la situazione. Comunque, informazione per tutti gli altri volontari della zona che avevano preso a cuore questa situazione: i maremmani non sono uno, ma sono due. E come ha detto il vicino, quello che prima ci ha cacciato e ci ha detto che era pericoloso andare a chiamare e andare a bussare a casa della gente, perché, che ne so, perché si vede che lui è il presidente di sta minchia, e dice che ce ne sono una decina in giro, ma anche lui ce l'aveva qualche maremmano, quindi credo che poi alla fine sia tutto un miscuglio, tutto un brodo, tutta una Macedonia. L'altra maremmana sta lì, se si riesce a vedere, la femmina e il maschio. Cuccioli non può essere che ne hanno fatto uno solamente. Questi quando ne fanno una decina alla volta. Lei se ne va, inutile, invece avvicino. Mentre lui invece rimane un po' più fermo, però è più coraggioso e ringhia. Raga, non so come si può risolvere questa cosa. Io ci posso anche ritornare qui, ma ci devo ritornare con qualcuno, perché da solo non è certamente una missione possibile. Sono due cani grandi e non sia mai dovesse succedere qualcosa, perché rimangono pur sempre dei maremmani e rimangono pur sempre un po' selvaggi, perché stanno proprio in mezzo a una campagna così. Tutto questo è quello che siamo riusciti a fare stamattina. Adesso mi rifaccio tutta la strada, mezza fanga per riprendere la macchina, e tutto questo, compresa la sudata, in un giorno freddo di gennaio, è stato fatto proprio per essere la voce di tanti pelosetti del mondo.